Siamo a Taormina, nel favoloso scenario del teatro antico, per la manifestazione Taobuk 2019. E per questa manifestazione il filo conduttore è il desiderio. Allora io, il nostro giornale Informa Sicilia, vuole chiedere a Simone Cristicchi qual è stato il desiderio che ha motivato, cioè come escamotage, come moto intimo che ha motivato appunto la sua esperienza musicale. Esperienza musicale che comunque è strettamente connessa alla parola e alla musica, quindi a quella che viene chiamata comunemente poesia, poesia in musica. Allora, la cosa che mi ha motivato in assoluto credo sia stata la voglia di condividere con gli altri quello che era il mio mondo interiore e quindi trovare qualsiasi modo per abbattere questo muro di timidezza che mi aveva rinchiuso in me stesso. Quindi per me la musica, l'arte e la creatività in generale è stata proprio una terapia per tornare nel mondo. E è questo, quindi il desiderio era quello di abbattere quel muro e in qualche modo vincere questo modo di vita che da bambino mi teneva lontano dagli altri. Taobuk quest'anno ha messo al centro il desiderio proprio per valorizzare la mancata capacità, perlomeno apparente, in questo periodo particolare, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista storico, di dialogo tra i paesi, perché il desiderio appunto è ritenuto come quella forza propulsiva. E allora io le chiedo, ma secondo lei la musica ha ancora quella forza propulsiva tale da suggerire i desideri e come prima ha detto lei, abbattere quelle mura che si sono create prima tra le persone anziché prima tra gli stati? Dipende, la musica è un universo così ampio che sicuramente al suo interno c'è magari un desiderio, un anelito verso l'infinito, verso qualcosa di invisibile, di non materiale, e come c'è anche spazio per invece la musica da intrattenimento, no? La musica che sentiamo nei supermercati, in radio, in televisione a volte. Forse siamo troppo intrattenuti dai social oggi come oggi. Questo è un altro problema. Dovremmo riuscire a essere, essere intrattenuti prima da noi stessi. Eh sì, assolutamente. E infatti ci fa paura, se ci pensi, quando ci fermiamo in silenzio, no? Il silenzio ormai ci fa quasi terrore perché rimaniamo soli con noi stessi, con le nostre domande, quelle importanti. Ma infatti non a caso desiderio riporta alle stelle. E se noi riuscissimo a dialogare prima con le stelle, anziché con gli altri che sono al di fuori di noi, forse riusciremo a tornare indietro. Assolutamente, ci farebbe bene ogni tanto alzare gli occhi al cielo, no? Come diceva Hawking, il grande fisico, diceva: non guardate la punta dei vostri piedi, guardate alle stelle, no? Perché lì c'è tutto il mistero della nostra vita, c'è questo desiderio anche di ricongiungerci a qualcosa di infinito. Quando lei compone pensa prima alle stelle, no? Io cerco in questo periodo della mia vita di utilizzare pochissime parole, però molto pensate, molto vissuto. Devo per forza di cose a 40 anni raccontare delle cose che sono passate attraverso di me e quindi non delego più a storie altrui, insomma metto in primo piano la mia persona e il mio vissuto. Penso che questo sia l'unico modo per farsi capire dagli altri. Probabilmente poi c'è, sì, si crea una sorta di alchimia vibrazionale che ti mette poi in contatto con i tuoi simili, non direi proprio col pubblico cosiddetto di massa, no? Ognuno poi si rivolge a un pubblico che somiglia a te stesso, a se stesso. In questo caso non pensa che il desiderio riesce ad essere desiderio comune? Da singolo diventa comune. Assolutamente, ognuno di noi con le proprie azioni quotidiane, con i nostri pensieri può influire sul mondo ed è ovvio che se tu desideri e sei felice, tutto questo diventa contagioso, diventa un qualcosa, un'aura che coinvolge chi entra nel tuo raggio d'azione, no? Quindi il desiderio, come anche la felicità, può essere una malattia benefica, diciamo così. Tutto siglato da un applauso. Grazie. Grazie, grazie. Buonasera. Voltare, non...